Radio Unibá, bringing you all the latest news. Unibá News. Le notizie su Radio Unibá. Giovedì 2 febbraio, buon pomeriggio da Serena Nuzzaco con una nuova edizione del GR di Mediterraneo News. Due pullman con a bordo degli studenti sono stati fermati durante un viaggio di istruzione. Alla guida c'erano due autisti pensionati e senza contratto di lavoro. I mezzi, privi di assicurazione, sono stati sequestrati al titolare della ditta sanzionato. L'azione rientra nell'ambito dell'operazione Gite Sicure. Scoperto un distributore di benzina abusivo nel Foggiano. La Guardia di Finanza ha denunciato i presunti gestori e sequestrato l'impianto, oltre a 2.000 litri di gasolio agricolo e l'incasso del giorno. Aggiudicati i lavori per il nuovo terminal passeggeri del porto di Bari. Con un investimento di quasi 8 milioni di euro, tra meno di 2 anni il capoluogo pugliese potrà disporre di una struttura all'avanguardia ed ecosostenibile di accoglienza turistica. Arte e legalità è il nuovo progetto regionale per gli studenti, nato per sensibilizzare sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali. È il programma alla realizzazione di film per raccontare contesti e storie che evidenziano il fenomeno. Lo sport. Il Monopoli è sceso in campo al Veneziani contro il Picerno per la gara che chiude il turno infrasettimanale della 25esima giornata della Serie C. I ragazzi di Mister Pancaro vanno a caccia della terza vittoria consecutiva. Oggi inoltre il Cerignola cercherà di riscattarsi in trasferta contro la Gelbison. Il meteo, clima stabile per lo più soleggiato. Le temperature oscilleranno da una massima di 14 gradi a una minima di 5. Probabile cambiamento del weekend, al momento con assenza di precipitazioni. Viabilità, sulla statale 16, fondo stradale dissestato in direzione Otranto. Controlli intensificati sulle strade più trafficate del Barese, dove saranno installati nuovi autovelox. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Avete ascoltato Unibá News, le notizie in diretta da Radio Unibá. Radio Unibá, musica, cultura e informazione allo stato puro.